Benvenuto nel DedSec. Noi siamo i migliori, ovvio. Voglio proprio fare tanto casino, sì. Cazzo, sì. Per giudicarmi. Quantità sufficiente di dati personali su qualcuno. Significa poterne prevedere le mosse. Puoi cercare di intuirne le passioni, ma soprattutto riesci a comprenderne le paure. E se conosci le paure di qualcuno, allora puoi manipolarlo e spingerlo verso direzioni precise. Il fatto è che i dati dei cittadini vengono raccolti in tutti i modi possibili. I dati vengono raccolti attraverso le telecamere di sorveglianza, vengono raccolti tramite le TV, e non devono nemmeno essere TV di ultimissima generazione. I dati vengono ricavati dalle preferenze elettorali, dalla quantità di energia o di acqua utilizzata nelle nostre abitazioni. Nella Gran Bretagna pre-crisi eravamo abituati ai servizi gratuiti. Tutto ciò che era digitale era diventato gratuito. Ma le persone si erano dimenticate che non pagavano perché erano loro il prodotto in vendita. La tecnologia porta al peggior tipo di capitalismo e viceversa, a volte. Il professore Merito Alfi ci parla di come le grandi aziende utilizzano i dati. La storia ci dice che con l'avvento degli smartphone e di altri prodotti o dispositivi tecnologici messi in commercio e acquistati in massa, la gente ha sacrificato la propria privacy in cambio della comodità. Gradualmente, il fascino di queste tecnologie, che ad oggi tutti si possono permettere, ha fatto diventare la privacy un lontano ricordo, tanto da cancellarla completamente. L'accesso a tutti questi dati rende le aziende come Bloom molto più potenti di quanto non sarebbero altrimenti. E ci sono altre ragioni, oltre a quelle più ovvie. Certo, le preoccupazioni e i timori sull'utilizzo di quei dati a bomba. Ci possono monitorare, rintracciare, controllare in ogni momento e in ogni luogo. Ma io credo che esistano ragioni ancora più profonde, per cui i dati consentono a queste aziende di... Non permesso! Sto rilevando una quantità di tirapiedi dei Kelly curiosamente eccessiva per un impianto di gassificazione abbandonato. Decisamente troppi. Il posto è giusto, allora. Troviamo il ladro che ha rubato i soldi. Dubito che Kelly l'abbiano conciata così solo per allenarsi nei nodi scorsoi. I log del suo optic suggeriscono che si tratta della nostra ladra. Non lo so, troppo facile.
Forse è una trappola. Ti faccio male. Cazzo! Mi muovo! Avete visto dov'è quella merda? Attenzione, il personale Albion ha appena fatto segno. Do un'occhiata. Porco cazzo! Qua tutta malissimo! Colpo di pistola! Attacco bersaglio ostile!
segnalare i crimini. Okay. Indagine in corso. Occhi aperti. Qui non c'è niente. Ora che facciamo? Ehi, drone, cerca bene qui intorno. Non può sfuggirci, ok? Do un'occhiata. Non c'è nessuno, procedo. Copritemi, mi muovo. Fiorellino. Silenzio. C'è qualcuno. Neutralizzo bersaglio ostile. Cerco